L'amministrazione comunale vuole ricordare il 7° centenario della morte di Dante Alighieri con una mostra molto importante in una cornice splendida che è quella della Biblioteca Teresiana, la biblioteca storica del Comune di Mantova. È proprio da parte dell'amministrazione che si vuole sottolineare il legame importante tra Mantova e Dante, dovuto anche al fondamentale ruolo che Dante riconosce nel massimo poeta dell'antichità, il mantovano Virgilio. È una grandissima opportunità quella di poter inaugurare questa mostra durante il Festival Letteratura di Mantova nel suo 25° anniversario, in cui possiamo anche ascoltare massimi esperti sul sommo poeta oggi e domani, proprio durante il programma del Festival Letteratura. La mostra che inauguriamo oggi presso la Biblioteca Teresiana ovviamente celebra il 7° centenario della morte di Dante Alighieri. È una mostra che si concentra però sulle edizioni della Divina Commedia, quindi le opere a stampa prodotte nella seconda metà del 400 e per tutto il 500. È una mostra composta da 22 esemplari, che sono in parte facenti parte del patrimonio appunto della biblioteca e in parte concessi da istituzioni pubbliche e privati in prestito appunto per l'occasione. Si tratta di esemplari estremamente rari, di grande pregio e di grande bellezza da un punto di vista proprio estetico e anche della produzione tecnica, appunto sono i primi prodotti a stampa in alcuni casi e quindi testimoniano l'importanza che l'opera, il poema dantesco, ebbe già pochi anni dopo l'avvento della tipografia in Italia. Questa edizione veneziana porta una novità, che è quella del commento. È un commento che poi ritroveremo anche nella successiva edizione che abbiamo qui esposto, che è un'edizione milanese. Per la prima volta ci troviamo finalmente di fronte a un'edizione illustrata completa. Non solo completa, ma estremamente ricca, perché presenta una ricchissima decorazione, data per esempio dalle cornici che soprattutto introducono le prime pagine, dalle iniziali decorate, se ne sono contate addirittura più di 490, quindi iniziali che arricchiscono in continuazione la pagina, priva di raffigurazioni, ma comunque diciamo così animata, vivacizzata da queste. C'è diciamo, anche una parte extra mostra che espone alcune curiosità che sono conservate in parte presso la biblioteca e in parte ci sono state prestate, tra le quali ricordiamo l'unico manoscritto conservato presso la Biblioteca Teresiana che riporta un frammento, alcuni frammenti di alcuni canti del Paradiso ed è di epoca cinquecentesca, alcune edizioni tra le quali una delle tre prodotte durante il XVII secolo, oltre alla grande edizione con illustrazioni del Doré, anche due particolari abbastanza inusuali che sono due prodotti a stampa ma in micrografia che sono particolarmente curiosi e potrebbero interessare appunto il pubblico degli addetti ai lavori. La mostra durerà fino alla fine di ottobre e vi aspettiamo.